Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Coronavirus, venerdì PM di Bergamo sentiranno come testa il Premier Conte a Roma, poi i ministri Speranza e Lamorgese. Dopo aver sentito il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, l'assessore al welfare Giulio Gallera, il DG della Sanità Luigi Cagliazzo, che da oggi è destinato ad altro incarico, come già previsto, gli inquirenti sentiranno il Premier come persona informata sui fatti. Nella lista ci sono anche il Ministro della Salute, quello dell'Interno, Luciana Lamorgese, ascoltato oggi anche il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro. Stati generali, il centrodestra non parteciperà a confronto solo in sedi istituzionali, hanno detto Conte, dice Villa Panfili, lo è, se ne convinceranno. La decisione di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia durante il vertice tra Salvini, Meloni e Tajani, la replica del Premier appunto che continua gli incontri bilaterali con ministri e capi delegazione dei partiti. C'è un capitolo ospite appunto, ci sarà anche Ursula von der Leyen attesa per Christine Lagarde anche qui. Benissimo, passiamo alle notizie di Napoli e della Campania. Vigliena in stato di abbandono, il forte caposaldo della Repubblica Partenopea. Il 13 giugno 2020 saranno trascorsi 221 anni dal fatto di Vigliena, ovvero dalle vicende storiche della Repubblica Napoletana del 1799, che hanno una testimonianza nel forte appunto di Vigliena. Il monumento che sorge a San Giovanni a Teduccio, quartiere nella periferia orientale di Napoli, i cui resti sono incastrati tra i capannoni industriali, ormai nascosti da una fittissima foresta di erbacce. Notizie da Treviso e dal Veneto. A giugno ancora 5.700 trevigiani senza cassa integrazione. I dati dell'EBAV sulla cassa integrazione degli artigiani dicono 22.000 lavoratori coinvolti. Paghiamo tutti, entro una settimana è stata la risposta. Matrimonio con un invitato positivo al Covid, 20 trevigiani in isolamento. L'annuncio del governatore del Veneto, Luca Zaia, durante il punto stampa di mercoledì 10 giugno. Le nozze sono state celebrate nei giorni scorsi a Bologna, ma la sposa era trevigiana. Opere pubbliche in arrivo, una pioggia di milioni di euro su Treviso. Il sindaco Conte parla del bilancio dei primi due anni di mandato. Tra gli obiettivi futuri, una caserma Salsa come nuovo polmone verde, il no alle antenne 5G e l'idea di suoni di Marche 2020 a Villa Margherita. Laurea in medicina a Treviso, Zaia dice volenti o nolenti, noi la faremo. Nel punto stampa di mercoledì 10 giugno il governatore del Veneto è tornato a parlare del futuro del corso di laurea a trevigiano, invitando gli studenti ad iscriversi. Liceo Canova, ex allievi in lutto, morto il presidente Perissinotto. Giaquinto Perissinotto ha perso la vita nella mattinata di mercoledì 10 giugno, ex componente del comitato di fondazione Veneto Banca, era malato da tempo, aveva 65 anni. Bene cari amici, prima di passare alle notizie dal Friuli Venezia Giulia, voglio farvi ascoltare appunto due contributi che ci sono pervenuti in redazione. Uno da Sabrina Ciccotti, la nostra corrispondente dal Friuli, e poi a seguire anche Massimo Bonella di pianetaogtv.net, sempre che ci parlerà di notizie riguardante il Friuli. Adesso la parola a Sabrina Ciccotti. Notizia flash, oggi mercoledì 10 giugno 2020. Sull'autostrada A4 in mattinata si sono formate delle lunghe code all'uscita San Sistino di Livenza e Portogruaro. A causa del maltempo che si è abbattuto sulla nostra regione Friuli Venezia Giulia negli scorsi giorni, le abbondanti piogge, è stato richiesto un intervento urgente sul tratto in direzione Trieste, Portogruaro, la Tisana. Le operazioni di ripristino dell'asfalto e del manto stradale si sono concluse solo in tarda serata, verso le 16:30. Per ora è tutto, buona serata, Sabrina Ciccotti da Udine per Radio Saius. Bene cari amici, questa è stata la prima news che ascoltiamo da Sabrina Ciccotti per Pianeta Oggi TV, circuito RST Saius. Ma adesso passiamo subito la parola a Massimo Bonella, sentiamo le notizie che ci giungono appunto sempre dal Friuli Venezia Giulia.
Forte ondata di maltempo anche nel Quarnero. Dalla Voce del Popolo apprendiamo che le previsioni di Zoran Vakula, il meteorologo più famoso in Croazia, si sono avverate. Oggi, mercoledì 10 giugno, il cielo si è scagliato con violenza, soprattutto su Fiume e sull'Istria, per ben due volte nel corso della giornata, alle prime luci dell'alba e nel pomeriggio. Un fortissimo temporale, accompagnato da lampi e tuoni, ma anche da grandine, si è abbattuto nella regione istro-quarnerina verso le ore 16. Addirittura è stata avvistata una tromba d'aria ben visibile che ha viaggiato tra le isole di Veglia e Cherso. Fortunatamente la tromba d'aria è rimasta sul mare senza toccare la costa, evitando così problemi agli abitanti delle due isole quarnerine. Gravi danni sono stati causati invece dalla grandine sui terreni agricoli dell'Istria orientale, ma anche ad alcune automobili. Il temporale ha fatto abbassare anche le temperature, in alcuni casi anche a 10 gradi. È tutto, Massimo Bonella per Radio Saiuz. Bene, riprendiamo in studio per continuare con le ultime notizie di oggi per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia. Austria e Germania aprono all'Italia dal 16 giugno. Vienna ha deciso di mantenere un invito alla cautela per chi viaggia verso o attraverso la Lombardia. L'attesa conferma appunto è finalmente arrivata. Austria e Germania riapriranno le loro frontiere ai cittadini dell'Unione Europea, italiani inclusi, proprio a partire da martedì 16 giugno. Partono le domande di contributi sito in tilt, al via oggi le richieste a fondo perduto della regione, e si crea subito un assembramento online. Questo assembramento online, appunto, questa mattina è capitato per la presentazione delle domande per i contributi a fondo perduto che la Regione ha previsto per strutture ricettive turistiche, commerciali, artigianali e dei servizi alla persona, alla persona danneggiate, appunto, che sono state danneggiate dal coronavirus. Il sito regionale, all'avvio dell'accoglimento delle richieste, è andato subito in tilt a causa del gran numero di connessioni. Allagamenti, chiusa la strada provinciale 6 a Domanins, pompieri e polizia locale hanno fermato il traffico per consentire il completo deflusso dell'acqua accumulata. L'ondata di maltempo e le abbondanti precipitazioni stanno ancora interessando la provincia di Pordenone. Al momento si registrano solo lievi disagi in comune di San Giorgio della Richinvelda, dove i vigili del fuoco di Spilimbergo, assieme alla polizia locale, hanno prudenzialmente chiuso la viabilità lungo la strada provinciale 6 nel tratto che prende il nome di Via del Sole nella frazione di Domanins. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della nostra rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.